Il derby tra le due formazioni della Polizia Stradale di Nuoro ha aperto il primo torneo di calcio a 5 organizzato dalla MSP, il Movimento Sportivo Popolare. Il torneo è in programma sul campo della parrocchia di San Giovanni Battista a Nuoro. In campo 11 formazioni divise in due gironi. Nel girone A, chiamato Interforze, militano le formazioni della Polstrada, del commissariato di Gavoi e di Orgosolo e della Guardia di Finanza. Nel secondo girone, definito amatori, si sfideranno squadre composte da ex giocatori che si sono espressi negli anni passati a buon livello giocando in squadre prestigiose di calcio e di calcetto. La formula del torneo prevede che le prime classificate di ogni girone si sfidino in finale per scrivere per la prima volta il nome sull'albo del torneo del Movimento Sportivo Popolare. Oltre al capocannoniere del torneo verranno anche premiati il miglior giocatore e il portiere meno battuto. Gli organizzatori attribuiscono un elevato significato al rispetto delle regole sportive e di comportamento, infatti è prevista anche la Coppa Fair Play. Ogni giorno da lunedì al venerdì sono previste 3 gare. Quanto al programma di ieri sono affrontate le due formazioni della Polstrada denominate le riserve e ABN Autoricambi. Dopo un avvio travolgente delle riserve che si sono portate sul 2-0 si è registrata la rimonta di ABN Ricambi che dopo aver accorciato le distanze sul 2-1 è riuscito a ribaltare il risultato con una tripletta. Le riserve hanno provato a rientrare in partita accorciando le distanze sul 4-3, ma nel finale la formazione dell'ABN Ricambi ha chiuso i conti fissando il punteggio sul definitivo 5-3. Più netto il divario nella seconda gara della serata, dominata dagli uomini del commissariato di Gavoi, squadra denominata Santa Rughe, che ha superato col punteggio di 7-1 le Yellow Flames. Il Santa Rughe si è portato in vantaggio sul 2-0 proprio in avvio di match, una spinta che non si è esaurita consentendo ai poliziotti di chiudere la prima frazione sul 4-0. Nel secondo tempo il Santa Rughe ha messo a segno altri 3 gol, lasciando ai finanzieri solo l'opportunità di segnare il gol della bandiera. Stasera alle 20 prenderà il via il girone amatori, in programma le sfide non solo Pane e Strasolar Nuoro, Blitz 82 e Pintori Costruzioni e Bar Davide e Tecno Erg.